La grande sonata in do minore, opera 111, è l'ultima sonata composta da Beethoven. Siamo ormai nel 1822 e Beethoven non aveva più nessun riferimento col concetto formale della sonata che ancora poteva valere 20 anni prima di questa data. Il suo criterio è completamente diverso, anzi addirittura i movimenti della sonata opera 111 sono solamente 2. Tra l'altro Beethoven ha anche scherzato e ironizzato intorno a questo, perché gli hanno domandato anche allievi e anche persone dell'area regale, principesca, imperiale, gli hanno domandato: ma perché 2 movimenti? E lui, scherzando, diceva: non ho avuto tempo di scriverne un terzo, perché sono troppo impegnato con la stesura di altre opere. Si riferiva alla messa, si riferiva alla nona, che cominciava ormai a rappresentare il suo traguardo sinfonico più importante, con tutti i nessi che ruotano lì intorno. La tonalità di do minore è la tonalità, per certi aspetti, più importante delle tonalità utilizzate da Beethoven. La tonalità della quinta sinfonia, la tonalità della sonata patetica, tra l'altro, la tonalità del Coriolano, cioè la tonalità di quell'approccio molto drammatico e anche rasente la tragicità che aveva Beethoven. Forse la tragicità l'aveva più Mozart in do minore, ma anche Beethoven sentiva questo enorme influsso. Lo stesso fatto di lavorare vicino alla nona sinfonia aveva stretto il rapporto tra Beethoven e l'opera di Schiller, alla quale ricorrerà ovviamente. Era uno degli autori più interessanti per Beethoven, anche un filosofo, insieme a Kant anche. Lui studiava molto quello che era il pensiero e il rapporto tra il concetto di tragico, il concetto anche, se vogliamo, di patetico, questo concetto che non ha niente a che fare col sentimentalismo novecentesco o ottocentesco, ma nel senso quasi del legame nei confronti della sofferenza. L'origine greca del termine fa pensare anche all'idea di avere la pazienza per curarsi. Tutti questi concetti ruotano ovviamente nell'ambito schilleriano che Beethoven assimilava. Beethoven frequentava il salotto più evoluto di Vienna. In fianco a Beethoven viveva Schubert, ma Schubert non poteva frequentare le persone che frequentava Beethoven, eppure Schubert era lì e scriveva una musica assolutamente incantevole. La sonata formalmente ha abbandonato tutti quelli che erano i canoni. Beethoven non era convinto di come andasse il mondo musicale. Lui ormai si sentiva veramente staccato da quel periodo, non aveva la percezione di essere, come dire, un contemporaneo. Aveva una visione sempre molto più proiettata in avanti. Lo strumento stesso sul quale lavorava, il Broadwood che ha ricevuto Beethoven direttamente dall'azienda inglese che glielo inviò con un viaggio allucinante, non aveva ancora l'impianto della cavigliera, cioè di quei perni che sostengono le corde del pianoforte nella parte metallica. Era ancora sul legno ma appoggiato sulla parte metallica. Quindi era uno strumento che ancora evidentemente non poteva soddisfare al 100% le esigenze di Beethoven. E questa sonata rispecchia una proiezione della musica almeno 50 anni oltre, se l'ascoltiamo. Che cosa succede specialmente nell'impianto originario, dove ancora c'è quel concetto ritmico che anche c'è nella patetica, che c'è proprio nella formazione di do minore in Beethoven, ma specialmente il secondo movimento. Il secondo movimento è veramente il perno, dove lo sviluppo musicale avviene attraverso una tecnica di variazioni, ovviamente, e con l'utilizzo del sistema della fuga. Naturalmente vissute però non nel senso, diciamo, dogmatico o addirittura riconducibile allo studio che Beethoven aveva assolutamente fatto sul carattere della fuga di Bach, ma un modo diverso di concepire l'utilizzo del criterio della fuga, della ripetitività, che non ha la stessa carattere di un canone ovviamente, ma di questo ritornare, e un ritornare che si serve anche della variazione, quindi modificandone i criteri fraseologici. È chiaro che siamo davanti a un'opera impressionante. Quando si ascolta questo ultimo movimento, nel terminare, dove questo ritorno di elementi semplicissimi dal punto di vista ritmico, che sono poi riportati molto più rapidi dello scherzo della nona sinfonia, si vede proprio un compositore che ormai ha la somma di tutto quello che è il pensiero musicale, che va dal sinfonico al lirico, al vocale, al pianistico ovviamente, al cameristico, il quartetto. Cosa scrive Beethoven dopo questa sonata? Ormai si dedica al quartetto, e l'andare verso l'evoluzione del suono che avrà poi nel quartetto è infinito. Chi può spiegare che cos'è un movimento di un quartetto, degli ultimi quartetti Beethoven? È impossibile. Sono veramente situazioni musicali ipercomplesse, ma di una musica infinita e grandiosa.